Sono un inquilino in cassa integrazione, mia moglie non lavora e abbiamo due figli. Ho sempre pagato regolarmente l'affitto, ma in questo periodo non riesco. È prevista una sospensione del canone? Non sono previste sospensioni. Il canone va regolarmente pagato, tuttavia è possibile, in accordo con il proprietario, rinegoziare il contratto prevedendo una riduzione del canone, oppure concordare una sospensione temporanea. Siamo in attesa di un provvedimento del governo che rifinanzi il fondo affitti. La Regione Emilia-Romagna, inoltre, sta predisponendo uno strumento analogo, i cui termini, però, non sono ancora definiti. Ci chiami nelle prossime settimane. Intanto, dica al suo proprietario di mettersi in contatto con noi per avere delucidazioni. Ho stipulato da pochi mesi un contratto di locazione ed ora ho perso il lavoro. Posso utilizzare il deposito cauzionale a copertura dei prossimi canoni? In teoria, il deposito cauzionale non può essere imputato in conto canoni. Tuttavia, nulla vieta di avanzare al locatore la richiesta. È facoltà del locatore accettare o meno la proposta, in considerazione del fatto che morosità incolpevole e blocco degli sfratti potrebbero non lasciargli alternative. È proprio questo che temo, lo sfratto. È utile sottolineare che il blocco degli sfratti al 30 giugno è una boccata d'ossigeno, ma non una camera iperbarica. È possibile accedere al fondo affitti, ma, ora più che mai, è di fondamentale importanza la comunicazione tra le parti, la contrattazione, concordando con il proprietario una modifica del contratto esistente e consentendo anche al proprietario di non dover pagare tasse su canoni di affitto non percepiti.